Sai dove stai andando? Voglio dire, mi sembra che... Oh, d'accordo, ma per favore... Starò meglio quando saremo in salvo. Non resteremo qui ad aspettare a lungo. Hai preso della carne buona ultimamente? Ehi, tu! Non voglio stare in schiavitù. Prima non ero in me. Toglimelo! Beh... Sono in salvo. Ce l'hai fatta? Ciao! Chi c'è lì? Avvicinati! Mi manca mio fratello. Ah, sì! Abbastanza e due troppo poco, e così eccomi qua, tre cani! Come state vivendo? Cosa dovrei guardare? Sembra tutto a posto. Sei improvvisamente diventato cieco, 40. Devo sostituire il mio vice. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa e farò tutto quello che posso per procurartelo. Sicuro, ci ho pensato. Con i bambini puoi farci un mucchio di soldi. Se trovi... Il vero problema è riuscire a non farseli scappare prima di venderli. Ma forse se ne prendessimo uno davvero... Sicuro, se pensi di potercela fare. Penso di poter... Manderò uno dei miei migliori uomini ad aspettarti all'entrata di Lamplight. Vai e riportami il bambino più dolce. Attira quel bambino fuori e farai tutti felici.
Spero che ci sia altra gente come te. Voglio che... Sicuro. Attento. Perdonami. Ti va di parlare? Parleremo dopo. Bene, Joseph, ciao. Cosa succede? Attento. Suppongo. Grazie per avermi riportato qui. Mi mancava da... Tutti ti chiamano... A dopo. Attento. Cosa ti preoccupa, Penny? Fratellone, c'è qualcosa che vorrei sapere. Posso parlarti, tesoro? Ha sentito parlare di te. Sei uno dei buoni. Non lo so. Non mi è permesso uscire all'esterno. Sono anch'io una bambina grande. Andiamo a vedere l'esterno. Zoro, cosa c'è? Sei il più grande fra i ragazzi di Lamplight. Cosa... Perbacco, ciao ragazzina. Che vestitino delizioso hai. Grazie, signorina. Siamo sulla strada dell'avventura. Puoi scommetterci. Ti va di riprendere la strada dell'avventura? Oh, ragazzo, andiamo ora. Possiamo, per favore? Assolutamente. Infatti, voglio che tu abbia questa collana dell'amicizia. È un portafortuna. Indossala e non ti perderai mai. Niente storie, ragazzina. Ti ci abituerai. Beh, ok. Non vedo l'ora di raccontare a Lucy questa avventura. Sono certa che sarà così orgogliosa di te. Ora ci aspetta una grande giornata, quindi diamoci dentro. Non credo di avere niente di ciò che vuoi.
Ancora tu? Cosa vuoi? Su chi vuoi avere informazioni? Benissimo. Cacchio, chiudi mai quell'accidente di bocca. Sicuro? Stai cercando? Avete bisogno di pistole o... Beh, di solito i ragazzi riportano quello che hanno arraffato in missione. Voglio dire, capita di uccidere gente se cerchi carne. Sai, hanno delle guardie. Papà pensa di essere un eroe e tira fuori la pistola e così... La maggior parte della roba la ricevo da questi ragazzi e si tengono la parte migliore per loro. Ehi, amico, maleducato. Se non ti piace questo negozio, vai a fare compere da un'altra parte. Già, avi di rompiballe. Non so proprio come fare ad andare avanti se questi non cominciano a barattare onestamente. Dovrei avere dei rifornimenti migliori per barattare con loro. Se avessi più roba, mi porterebbero merce migliore da barattare. Ma sai, sono da solo qui. Non guadagno molto. La maggior parte degli affari li faccio con un branco di rompiballe. Dannato libero mercato. Già, sai, potrei davvero far funzionare questo cesso se avessi roba migliore. Prima le cose importanti. Portami dei fucili d'assalto cinesi. Sono sempre utili. 20 dovrebbero bastarmi. Farò degli scambi e presto avrò merce migliore. Beh, non posso offrirti molto adesso, ma una volta avviata l'attività sarò in grado di offrirti roba. E ovviamente, come mio partner negli affari, avrai uno sconto su tutto. Ok, affare fatto per 20 fucili d'assalto cinesi. Portami tutti quelli che trovi. Qualsiasi genere di rottame andrà bene. Li smonterò semplicemente pezzo per pezzo e baratterò le parti separate. Sai dove trovarmi? Sì, ne hai un po'? Bene, allora me li prendo. Ma a me ne servono altri. Torna quando ne avrai qualcuno da barattare. Non male, non male. Ma ho ancora bisogno di qualcosa in più. Continua così. Sì, ne hai un po'? Bene, allora me li prendo. Ma a me ne servono altri. Torna quando ne avrai qualcuno da barattare. Ok, dammi un po' di giorni per passare parola. Dovrebbero rifornirci in fretta. Grazie per l'aiuto. Senza di te non ce l'avrei fatta. Eccoti uno sconto del 20% per il nuovo e perfezionato colpo in canna. Per essere un branco di idioti, i ragazzi sono riusciti a tirare fuori della roba niente male dalla nuova merce.
Non amiamo gli estranei da queste parti. Il gioco si chiama Sopravvivere, Prosperare e Rimanere. Non farmi perdere la pazienza. Perché devi gridare sempre, Eulogy? Sono... Ciao, tesoro. Cosa può fare Eulogy per te oggi? L'ho fatto davvero e ne valeva la pena. Le ho trovato subito una bella casa. È bello aiutare la gente, non credi? Parlando delle piccole ricompense della vita, ecco la tua. Paradise. Andiamo, signore. Non pensare a Eulogy. Papà non presta attenzione a noi. Continua a camminare. Dovremmo andarcene, non credi?